Ciao a tutti ragazzi, Busto da Virgo, siamo qui insieme per commentare gli ultimi 2 minuti, vedete, i 2 minuti di recupero della partita tra Juventus e Sassuolo, che i vantaggi bianconeri perdo 1 grazie gol di Danilo, spettacolare il gol, veramente bellissimo, e il gol di Ramsey per il Sassuolo, pareggio momentaneo di De Frel con un altro splendido gol. Dopo quello, insomma, di Danilo, anche quello di De Frel, intanto scatta Traoré, incontrato da Rabiot, palla retrata per Ayan. Ayan cerca di andare in surplus la difesa juventina, però frabotta la rilancia, addirittura il contropiede Bernardeschi, vabbè, palla in fallo laterale. Io non voglio parlare della partita, cioè nel senso voglio fare un po' più un video da tifoso della Juve. In 11 contro 10, dopo una netta espulsione, una giustissima espulsione di Obiang, io per un attimo ho detto, ma questa qui non le spelle, ma sono le spelle, poi alla fine. Intanto Ronaldo, contropiede, 3 contro 2, 3 contro 2, Ronaldo scatta, Ronaldo, sì, 3 a 1 della Juve. Ma al di là di ciò, la Juve si è fatta prendere a pallate a momenti, in 11 contro 10 si è fatta prendere a pallate, veramente a pallate, perché mi ricordo un'azione che ha fatto il Sassuolo, palla avanti, palla indietro, le due linee della Juve schierate, solo Ronaldo davanti, diciamo il 4-4-1 attaccante, diciamo, dietro la palla. Però ragazzi, cioè, non puoi con una squadra così farti in 10, in difficoltà, farti palleggiare in faccia. Ovviamente poi non si può dire nulla, perché comunque, voglio dire, la Juventus ha vinto 3-1, per l'amor di Dio, mo sto vedendo la classifica. Ad ora è quarta in classifica a 33 punti, con dietro Roma 34, Inter 37 e Milan 40. Dietro c'è Atalanta e Napoli a 31, che però hanno una partita in meno, idem la Juventus, che appunto deve giocare contro Napoli. Però insomma, è stato veramente un patire sta partita, un patire, perché a tratti ho detto, minchia, la Juve crolla, cioè la Juve si squaglia, come sempre si va a squagliare. Poi gli uomini inaspettati hanno fatto il loro dovere, e poi durante le pagelle lo dirò. Certo, c'è poi comunque a dire che la Juve sarà anche molto 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 sfortunata, già assenti Cuadrado, Alexandro e De Ligt, poi si infortuna McKennie sulla bellissima azione che ha fatto il doppio sombrero, poi tacco per Frabotta. Dybala si stava riprendendo di prestazioni e track, capita, di nuovo capitato Dybala, adesso vedremo cosa si è fatto, non so se c'è stata una torsione del ginocchio, quindi magari una piccola distorsione e via. Poi ho detto, quando ho visto l'entrata di Obiang, ho detto, anche Chiesa fuori, il terzo slot sprecato ora, però fortunatamente, secondo me, è stato anche abbastanza condizionato da quel colpo, perché il secondo tempo non l'ho visto tanto scattante. Però insomma, adesso vedremo e speriamo che non si sia fatto nulla di grave. Per quanto riguarda il Sassuolo, un Sassuolo quadrato che ha dimostrato qualità comunque, anche in 10 contro 11, bravo De Zerbi, bravi gli uomini, soprattutto diciamo anche in fase di centrocampo, la difesa, insomma, però centrocampo-attacco, veramente due linee fenomenali. La Juve non, i centrocampisti della Juve non si propongono, cioè non si propongono, a parte McKennie, Arthur, vabbè, si sa, non è le sue caratteristiche, ma Rabiot e Bentancur, ragazzi, se sono questi qui, Rabiot e Bentancur, vabbè, a parte Rabiot, vabbè, io, ragazzi, ho Bentancur, marotti, è da 5 anni che la Juve non è mai cresciuto, cioè praticamente era così quando aveva 20 anni e così a 24 nel 2021, Non si sa che ruolo sia, a volte non c'è passo, non c'è verticalizzazione, non c'è conclusione. Andando a soldoni, andando a
riassumere che cos'è Bentancur. È un centrocampista ad ora mediocre. È un centrocampista mediocre. Perché quando interviene in fase difensiva fa falli e si prende i gialli. Vabbè. Non ti verticalizza. Nell'economia del gioco ti rallenta l'azione. Non conclude in porta. Quindi, Rabiot e Bentancur. Cosa fa? Come ci fa stare in questa Juve? Io a questo punto, se venisse un'offerta di 50 milioni, contando le offerte del mercato attuali, i prezzi del mercato attuali che sono folli, arriva a 50-60 milioni per Bentancur, glielo infiocchetto e glielo do, perché allora metto, non lo so, Portanova, mi prendo Rovella subito e lo metto dentro, perché no, questo... Non esiste, veramente Bentancur è inesistente da mesi. Ha fatto una partita bene su 20. No. Quindi io l'ho sempre sostenuto, il buon Rodrigo, ma per me se arriva l'offerta buona può andare via. Comunque, pagelle, Juventus, Danilo 7 ragazzi, Danilo 7 è il suo anno. Gioca bene in tutti i ruoli, ha segnato un gol... spettacolare, lasciò andare questo collo piede, collo esterno piede che ho avuto consigli, fenomenale. Frabotta, ragazzi, e gente che gli sputava addosso, tifosi juventini compresi. I giovani devono giocare, non ti può giocare bene Frabotta se gioca 10 minuti, 15 minuti, 20 minuti. Perché hanno bisogno di giocare sti ragazzi. E già contro il Milan ha fatto molto bene. Anche oggi, migliore, uno dei migliori, voto 7. Ed ha fatto pure l'assist per Ramsey. Quindi, cari tifosi juventini, che ma Frabotta è una pippa, ma Frabotta è qui, ma Frabotta là. Frabotta è meglio dell'ultimo Alessandro degli ultimi 2 anni e mezzo. Perché anche lui ha fatto la vacca. Però Alessandro non si può toccare. Frabotta è un giovane che viene dall'Under 23, ex, se non sbaglio, Bologna. No, beh, Frabotta, non è Fabrottigno, Fabrottao o Frabottovic, è Frabotta, no? Quindi 7 per lui. Poi Ramsey 6 e mezzo, ha fatto poco, però ha fatto il gol, quindi non ha giocato bene, ma ha fatto gol, quindi 6 e mezzo meritatissimo. Ronaldo 5 era prima del gol, vabbè, Ronaldo 6, io li metto Ronaldo 6. Perché sì, è vero, ha timbrato il cartellino, però si è mangiato un gol clamoroso che rischiava sull'1-1, che rischiava di pregiudicare tutto. E poi, ragazzi, la seconda terza partita che Ronaldo, no, sta giocando veramente male. Sassuolo, Locatelli, De Frel e Toré 7, veramente giocatori eccezionali. Locatelli, geometrino, non ha perso un pallone. Ha messo su due palle così in campo. Quando era nel Milan era criticato perché era leggerino, perdeva palla, due palle così aveva messo. Il Milan con Locatelli e Pobega ha perso tanto in questi anni al centrocampo. Pobega potrebbe sempre rientrare comunque. De Frel voto 7, De Frel ha fatto un bellissimo gol, ha giocato bene, si è dannato lì davanti, quindi voto 7 per lui. Torre 7, cioè probabilmente ancora un po' giocava... De Zerbi lo schierava come centro difensivo, avrebbe fatto comunque la sua porca figura. Veramente un giocatore interessante, un 2000 che ormai da anni che è sui palchi, e giocatori come lui meritano, non Bentancur come Traoré merita, come Locatelli merita, ok? Non Bentancur. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto. In tal caso lasciate like, iscrivetevi al canale, condividete, attivate la campanella di notifiche per rimanere sempre aggiornati in tempo reale sul canale. Seguite il progetto del Football che sto portando avanti con Pietro, che è Mister FM, sul suo canale YouTube. A breve andremo in live per commentare anche il calciomercato. Qui sotto vi lascio il link del mio canale Telegram per le offerte, perché ogni giorno vi metto delle chicchette che potrebbero esservi utili. Non mi resta che darvi un abbraccione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!